Com'è? Sbagliati! Più nude siete, più acquisite punti. E ora calcerai senza scarpe. Una cazzata. No, con la mano. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti in uno dei format che più vi piace. O meglio, per ogni rigore sbagliato bisogna togliersi un indumento. Ragazze! Io vi devo presentare. Fuori ragazze, fuori! Quale ragazze, sono già calde, sono già... Allora, signori, signori, signori. Per questi tipi di video... Sempre presente. Sempre presente, Non dico direttore. Di no. Non dico Qual di sarà no. il tuo ruolo in questo video? Io osservatore... scusate. Controllerò che i tiri siano puliti e fatti bene. Bravissimo, quindi un applauso al mio assistente Cantinotti, Andrea, come sempre. Detto questo ragazzi, il format non c'è bisogno che ve lo spieghi, lo conoscete abbastanza bene. Direi che possiamo passare a presentare subito le nostre ragazze. Signori, partiamo subito con la prima concorrente in gara. È caliente, è focosa. Facciamo entrare, signori e signore, la Spagna. Ai, me mami. Sono carichissima, sì. Sei carica? Te lo dico. Sì? Che è caliente, la qua, la signora, la roba è calda, la roba è caldissima. E allora direi che possiamo andare con la seconda concorrente in gara. Signori, è stata eliminata dalla Spagna, però ha voluto a tutti i costi partecipare, quindi facciamo entrare la Germania. Anche Shen Pretzel. Come? Pretzel, Jägermeister. Per onore e rispetto, siccome stai ospitando questi europei, ti teniamo in gara, quindi grazie, meno male. Speriamo che tu possa fare un figurone, anche se sei già fuori, però dai, sempre un piacere averti. Terza concorrente in gara, secondo me è la più seria, è la più agguerrita, è la più preparata, signori. Facciamo entrare l'Olanda, la sorella di Zigze. Allora, Ziggs, a posto? Yeah. Bene, dopo il meraviglioso ingresso dell'Olanda, che si può accomodare vicino alle altre due ragazze, superiamo lo stretto di Gibilterra. Andiamo in un paese molto molto freddo, un paese brutto per il meteo, per il tempo. Però chiediamo a lei come ci si sente a venire dall'Inghilterra. Prego, 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 prego. Lei si chiama Emily? Emily, nome tipico inglese. Sì. Sei passata, complimenti. Molte grazie. Pensi di vincere? Ci proviamo. Gli inglesi sono seri, sono... Lo stretto di Gibilterra è la Spagna e Marocco. Infatti non capivo il collegamento. Però vabbè, signori, manca l'ultima partecipante in gara. Lei è Le Coq Sportif. Lei viene da un paese vicino all'Italia, viene da un paese dove si mangia gli escargot. Facciamo entrare, viva la France! Uè, 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 on est là, on est là, on est là. Oh, on est là, là, là. On est là, on est Più France. Che France, mi sembra Africa. Immigré, immigré, immigré. Vincere o perdere? Perdere. Smettila, dai, smettila, dai, perdere. Detto questo, signori, vi presentiamo il portiere che per i primi tre turni parerà, dopodiché andranno loro in porta, Simon Pekin. Ragazzi, sei pronto? Per ringraziarmi. E l'ultimo, nonché meno importante, l'arbitro che fischierà ogni tiro. Signori, signori, eccomi, eccomi. Sono pronto, sono pronto. Allora, sembro un po' arbitro, un po' parcheggiatore abusivo, ok? Più nude siete, più acquisite punti, giustamente, perché siete pronti? Yeah! Yeah! Detto questo, direi che possiamo iniziare con la primissima partecipante. Vai Spagna! È pronta allora? Voglio vedere quanto è buona la paella! Allora, attenzione! Preparatore per la Spagna! Vai! Mamma mia! Ma che cosa faccio? Signori! Assurdo! Guardiamo le facce delle altre concorrenti. Che succede? Che succede? Non so se vi Che succede? Ma dice perdenti, non abbiamo neanche iniziato, perdenti. E infatti. No, dai, adesso tocca a me, dai, adesso tocca a lei. Sirgze. Ecco. Vai Josuella. Vai Josuella. Non è vero! Hai visto? Hai visto? Chiama a casa che stai tornando! Chiama a casa che stai tornando, dai! No. Proseguiamo, facciamo andare adesso la Germania. Per fortuna che ho messo il cappello. Guardatela, l'esemplare di tedesca. Bene, no. Sei pronta? Qui, no, sì. Vai! Mamma mia! No. Prima parata!
puntata e quindi via il cappello. Via il cappello, va bene. Via il cappello. Via il cappello. Olè, veloce. Chapeau, chapeau per il portiere, chapeau. Tutta una parata per un cappello, ragazzi. Direi che sta all'interno. Sei pronta? Vai. Attenzione. Attenzione. Sbagliati. E quindi sbagliati. Le scarpe. Sbagliati. Le scarpe. Togli le scarpe. Sei sicura? Ok. Quindi ora calcerai senza scarpe. Merda, no, quindi le scarpe? Attenzione! Mi piace, regolare. Allora, regolare. C'è stato un change. Via la maglia per Emily, signori. Bene, prossimo. E ora la Francia. Yes, we pronto? Oui. La Francia non sbaglia. Colpo incredibile. Hanno calciato tutti, quindi ricominciamo il giro. Prego, Spagna. Ci hai deliziato con un primo giro assurdo, eh? Quindi sì, adesso sì, vediamo. È un talento. Voi spagnoli siete così? Sono anni che mi alleno in realtà. Ah, voi spagnoli siete così. Bando alle ciance. Vediamo se è talento o è solo Attenzione! Mamma mia! E qua il talento c'è! No, no, no! Cosa? Cosa avete da dire? Cosa avete da dire? Ma dai! Cosa avete da dire? Ma non si può fare! Ma non si può! Arriva un po' troppo il portiere! Allora, qua si stanno lamentando! Allora, signori, io aspetta un secondo! La Spagna, dopo c'è una cena, non capito? Io faccio finta di non sentire. Visto il livello delle ragazze, comunque sia, non è un livello scarso, io opterei di tenere per tutto il video il portiere. Sì, no, secondo me viene una sfida più avvincente con Preco in porta. E non quindi lo dico per interesse. E ora sta l'Olanda. Prego, o se si rifarà il portiere. Attenzione! Spoglia, ti basta! Para Simone, quindi Olanda cosa scegli? Scarpe? Io me ne vado. No. Ah, senza scarpe è un po' un problema. Pantaloncini. Maglietta. Opa! E quindi maglietta. Via la maglietta per l'Olanda e quindi si prosegue, signori. La Germania che ha già sbagliato in precedenza. Vai! Dai! Prego! Mamma mia! Grandissimo gol della Germania, ragazzi, incredibile! E si salva in questo secondo turno. Complimenti. Vai, Jude, sorella di Jude Bellingham. A Inghilterra! Non è vero! Era dentro! Ragazzi! Era dentro, la parata, ma è entrata! Era dentro, ma ha tirato prima del fischio. Dai, rifare! Chi è questo qua? E allora, ora puoi andare! E allora, attenzione! Inghilterra! Aia! Cosa togli? Cosa togli? Calzini, scarpe. Le scarpe tolgo. Bene, via le scarpe per l'Inghilterra, proseguiamo. E allora l'ultima, vai Francia! Vai! Francia! Cosa togli? Maglia. Cosa togli? E cosa scegli? Cosa Francia? Togli? La maglia! Oh! Via la maglia! Oh! Olè! Maglia per la Francia. Terza manche, aumentiamo e mettiamo una difficoltà, ovvero le lasciamo calciare col loro piede forte, ma se sbagliano dovranno togliersi già due indumenti. Paella. E allora Spagna, prego. Mamma mia, ragazzi. Ah, ma è legale. Fatta è legale. Sembra polemizzare voi, allora. Gli olandesi sono tutti uguali comunque. Spagna passa e quindi Olanda, prego. Allora, Olanda. Olanda! Non era regolare! Due indumenti. Allora, piede destro, piede sinistro. Curva! Non lo so, ragazzi. Inghilterra! Non è che un piede si chiama Giorgio e un piede si chiama Sara. Quindi via i calzini. Vai. Bene. E allora, la Germania, due indumenti. Va bene. Due indumenti! Sbaglia! E olè! Maglia! Maglia e... Attenzione, il pantaloncino! Non è vero! Sorpresa! È regolamentare! È regolamentare. Ma in realtà nel calcio non bisogna mettersi un pantaloncino sotto quelli... qua l'Olanda si la mette sempre qua. No. E quindi via due indumenti per la Germania, andiamo avanti. Bene, Inghilterra! Mamma mia! Allora, per me si è rotto un dito del piede per il rumore che ha fatto il pallone, però ha segnato. Per lei. Prossima, complimenti. Complimenti.
terra, bravo, bravo, bravo. Grazie. Vabbè, bro. Dopo ti, ci penso io, ti curo. Io. Dopo la curo io. Andiamo avanti. Sta alla Francia. Ai. Quindi occhiali? Occhiali? Effettivamente l'indumento è un abbigliamento. Sì, esatto. Non vorrei dire. Io non vorrei dire, ma lo dico. Decidono loro. Ma scusa, anche i cappellini. Allora, bocca. No, vanno bene gli occhiali. Vanno bene. Allora anche i cappellini. Allora, siccome prima abbiamo. Adesso vanno bene gli occhiali. Siccome prima abbiamo accettato il cappellino, accettiamo anche gli occhiali. E quindi via le scarpe. Però senza calzini lei, era senza calzini. Ora, signori, chi segna caricherà un indumento alla persona successiva. Quindi, se la Spagna segnerà, signori, l'Olanda dovrà togliersi due indumenti se sbaglierà. E poi, se invece segnerai, dovrai caricare tre indumenti. Quindi lei dovrà segnare tre indumenti. Quindi, signori, potrebbe esserci già la perdente in quest'ultima manche. Quarta manche, Spagna. Vediamo, fino ad ora non ha mai sbagliato. Vediamo se cambierà angolo o se manterrà lo stesso. Prego, prego. Attenzione, carica. Attenzione, è andata a casina. Signori, io non so cosa sia successo con la Spagna, però. Cosa è successo? Li ha messi tutti. Cosa è successo? Si sono messi d'accordo che cosa è successo? Chi è che l'ha vinto? Ora sta l'Olanda. Sei pronta? E allora? E allora? Signori, grandissimo gol da parte dell'Olanda. Attenzione, attenzione, chiacchiere, le chiacchiere stanno a zero. E quindi due indumenti caricati, ciò significa che adesso toccherà la Germania. E se la Germania sbaglia, ha tre indumenti da togliersi. Prego, prego, prego. Oh. Oh. Grazie, grazie. Ma che grazie? Signori, grazie per tutto. Grazie, grazie. Come? Allora, ok. Ci dissociamo. Nel frattempo io vado a prendere la penitenza, signori. Vado a prendere la penitenza. No, no, la penitenza te la puoi scordare. Scusami, Io non ho firmato per queste cose, nemmeno io. E allora, signori. Togli. Ok. Allora, signori, purtroppo è andata male. La Germania si è confermata, ha perso di nuovo. Con stile. Però ora tocca alla penitenza. Ora, signori, abbiamo preparato una bella penitenza. Dovrai correre da quel lato dell'aria all'altro lato dell'aria, cercando di non farti colpire da. Dai gavettoni! Opa! Che ti verranno lanciati dalle tue concorrenti. Caricate. E allora, signori, ci siamo. Andate e ritorno. E allora 3, 2, 1, via! Attenzione, mamma mia! Aspettate, ora devi ritornare. Dai, ma colpitela! No, l'ho presa! Signori, è iniziata una vera e propria guerra. Signori, io vi ringrazio come sempre per aver visto questo ennesimo video. È stato veramente un piacere enorme. Ringrazio soprattutto tutte le ragazze che sono messe in gioco. Mi raccomando, andatele a seguire su tutti i loro profili social. E ci vediamo Olanda. In un altro prossimo video. Olanda! Signori! La Spagna! Dal circo tennis Italia è tutto, ci vediamo al prossimo video. Let's go!